Dopo essermi fatta il primo sonno sul divano, come tutte le sere, è arrivato il momento di fare skincare. In realtà questa è una cosa che vorrei iniziare a fare un po' prima e non poco prima di andare a dormire, però vabbè, per stasera va così. Prima che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, e lo vado a inumidire un po' con dell'acqua tiepida. Lo vado a passare delicatamente sul viso, cioè non vado a strofinare, lo passo e vado a levare gli ultimi residui di trucco che mi rimangono sempre, tipo sotto gli occhi, sul collo. Nonostante abbia usato un olio struccante e un detergente viso, comunque un po' di residuo rimane sempre. Comunque, se ripenso a tutte le volte che mi sono struccata e sono andata a dormire prima di avere questo panno, praticamente io avevo ancora i residui di trucco, nonostante comunque io abbia struccato, strofinato bene, massaggiato con le mani.
questo è il risultato. A questo punto di solito vado a mettere un siero, però ultimamente non lo sto utilizzando. Vado ad applicare questa crema viso che è un sacco nutriente, che è fatta apposta per la notte. Come contorno occhi mi sto trovando bene con questo della Shein. Non è super 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 nutriente, devo essere onesta, però fa comunque il suo dovere. E quando si sta iniziando ad assorbire di più lo vado a picchiettare, almeno entra meglio il prodotto. Come ultimo step sul viso vado a utilizzare questo rullo anti-rughe, che praticamente va a fare un massaggio e va a stendere la pelle. Sarà una cosa psicologica, però non lo so, mi vedo la pelle del viso più stesa, soprattutto poi la mattina quando mi sveglio. Poi, a prescindere dal risultato, se porta comunque a dei cambiamenti o no, è molto rilassante da fare prima di andare a dormire, quindi lo faccio a prescindere, cioè lo farei a prescindere. Contorno occhi, stando attenta a non ciecarmi con questo coso, e infine collo. Lo sciacquo bene, almeno è pronto per la prossima volta. Asciugo le mani su un altro asciugamano, non con quello del viso. Burro labbra di equivalenza che ormai conoscete bene. Diciamo che devo rinnovare un po' la mia skincare, perché è un po' che uso la stessa, però mi trovo bene. L'unica cosa, mi dispiace farvi vedere magari sempre gli stessi prodotti. Vado a spazzolare i capelli con questa spazzola che ha delle setole morbidissime. Utilizzo una crema per la notte che è praticamente 100% naturale, quindi ecco, diciamo che l'odore è molto leggero. Poi sono prodotti naturali, quindi non è che mi vada a respirare durante la notte dei prodotti troppo forti. E in particolare ne prendo un'altra noce piccolina soltanto per le punte, perché quelle sono le parti, diciamo, il punto dove mi si seccano di più. Questa parte la salteremo, però comunque ve la faccio vedere. Vado ad applicare l'olio di mandorle nei punti un po' più critici, quindi sul seno, sulla pancia, sui fianchi, mentre sul resto del corpo vado a mettere questa crema vellutante. Il burro di karité profuma tantissimo e praticamente ha un'azione intensa, quindi è perfetta per la notte per idratare la pelle di tutto il corpo. La vado a mettere sui gomiti, sulle ginocchia, sulle gambe, sulle braccia. Pronta per andare a dormire. Ovviamente vi ho tagliato la parte in cui inizialmente mi lavavo i denti, utilizzavo il filo, perché vabbè, quello è scontato, insomma. Andiamo a letto. Ultimi step della mia night routine: metto il telefono sotto carica e poi provo a leggere qualche pagina o magari un capitolo, ma non ci riesco sempre perché mi addormento prima. Levo tutti i dispositivi e provo a dedicarmi un po' ai libri e alla lettura. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se ne volete altri di questo tipo e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un bacione, buonanotte!